periodo natalizio è ormai alle porte. Negozi già addobbati, centri commerciali accessoriati di palline, luci e presepi e mercatini natalizi invasi da famiglie e curiosi nel nostro territorio. Eh sì, perché domenica scorsa si è iniziato proprio dalla quarta edizione del paese di Babbo Natale a Serrungarina, frazione oggi del comune di Colli al Metauro, che vede la bellezza di 2634 abitanti. Un borgo addobbato a festa, un'atmosfera unica di vicoli caratteristici e della imponente scalinata medievale, che ha ospitato circa 50 espositori con oggettistica di qualità e di artigianato locale, come prodotti creati a mano, idee regalo, pesche di beneficenza e prodotti locali come la famosissima per Angelica. Una delle scommesse principali dell'attuale amministrazione che ho l'onore di guidare qui a Colli al Metauro è quella di ridare ancora più visibilità, ancora più vita, ancora più possibilità di mettere in campo iniziative a quello che è un territorio meraviglioso. Il territorio di questa provincia, il territorio della nostra Vallata del Metauro e il territorio di Colli al Metauro è indubbiamente un territorio molto vocato all'accoglienza, alle attività diciamo così enogastronomiche, quelle di promozione della tipicità dei propri prodotti, ma io dico ancora di più della valorizzazione proprio della bellezza, la bellezza ambientale del territorio, ma dei borghi, di quanto vi è all'interno. Diversi spazi dedicati anche per i più piccoli, come la casetta di Babbo Natale, i giri in sella fino alla piazza centrale con l'asino, la vendita di oggettistica realizzata dalle scolaresche delle scuole elementari del posto e l'intrattenimento musicale con il coro dei Folletti. Finalmente è arrivato Natale, guardate tutte le vetrine. Soddisfatti anche gli organizzatori di questa prima giornata, che hanno visto numerosissime famiglie amanti del periodo natalizio prendere d'assalto l'intero paese, con un risultato in continuo crescendo. Naturalmente questo va riconosciuto e va ringraziato anzitutto la società sportiva, che in primis, diciamo così, è quella che ha ideato e ha portato avanti questo mercatino per 4 anni. In collaborazione con gli amici della vecchia cantina e tante altre associazioni minori che si adoperano per il meglio sempre, per sempre la migliore riuscita di questa iniziativa, che devo dire che quest'anno rispetto agli anni scorsi siamo in un crescendo continuo e questo non può far altro che piacere. Il prossimo appuntamento con i mercatini natalizi di Serrungarina è previsto per domenica 26 novembre, con la conclusione finale e l'intrattenimento degli zampognari.